Intanto vorremmo sapere chi ha la delega di Alfa e ringrazio Berrino che ha dovuto affrontare un tema che è kafkiano. Noi non credo che abbiamo dubbi interpretativi. Il direttore generale fa una causa, si prende un avvocato, poi gli dà una consulenza e poi gli dà le difese della propria azienda, di un altro foro rispetto all'azienda locale, quindi deve avere proprio una cieca e piena totale fiducia nel suo legale, perché come il suo legale non c'è nessuno. Avrei voluto sentirmi dire dalla relazione letta non che il dottor direttore generale di Alfa vi ha mandato la parcella. Noi, perché se l'avvocato ha fatto la parcella me lo aspetto, mi piacerebbe sapere se e quando è stata pagata, perché leggere il comportamento del direttore vuol dire andare fino in fondo, altrimenti si rischia, come dire, di chiudere un occhio. Sempre confidando io, non vorrei essere frainteso, che questo direttore ha lavorato per il bene della regione e dell'azienda. Mi risulta anche poco comprensibile che sia l'OIV il soggetto che è l'organismo di valutazione dei dirigenti, perché qui non si sta valutando la performance del dirigente, che l'OIV è finalizzata per legge a definire se è l'obiettivo del dirigente raggiunto. Qui gli obiettivi del dirigente non c'entrano niente. Qui si tratta di capire se la giunta che non dichiara, se la giunta ritenga opportuno e anche formalmente ineccepibile che nominato direttore uno, avendo subito causa, dopo un mese inizia a dare consulenze e poi difese d'ufficio dell'azienda al proprio legale di fiducia. Allora, l'OIV secondo me ci acchiappa poco, assessore. Lei non è quello che ha la delega e quindi risponde per terzi. Non sappiamo se la parcella è stata pagata per tempo. La giunta regionale, finalmente, qualcuno mi chiede, ma perché fai queste cose? Guarda, perché sono convinto che quando faccio queste cose qualcosa accade. Il 24 ottobre del 2018, con una delibera della 873, il numero 873, la giunta regionale, non in virtù della mia interrogazione, ma in virtù della lungimiranza della politica regionale, fa una delibera. Criteri e procedura per l'affidamento di incarichi di patrocinio e domiciliazione ad avvocati del libero foro da parte dell'amministrazione regionale. Finalmente abbiamo una regola, ma state attenti che questa delibera non serve. Questa delibera non serve, c'è già oggi una procedura chiara utilizzata ad esempio da altre aziende regionali e c'è anche un buon senso. Il buon senso è, se io uso un avvocato di Roma perché vengo da Roma e faccio parte di un'importante azienda, per cui vado anche a Barcellona a spese dell'azienda, dopo che questa azienda ha fatto un corso di formazione senza gara in Alfa, non uso l'avvocato di mia fiducia. Ad esempio faccio due righe, una mail, una telefonata e dico avvocatura della regione. C'è mica qualcuno in Regione Liguria a 1000 dipendenti che può dirci che cosa sta succedendo nel mercato del lavoro perché ho bisogno di una consulenza? Quindi mi dichiaro assolutamente insoddisfatto e farò domanda scritta per avere i documenti che sono stati citati e pregherei l'assessore Berrino, che ringrazio per la disponibile gentilezza, di darci subito copia della relazione degli uffici.